Ulusi è il nostro più antico antenato, noto agli antropologi. È circa un 30% di uno scheletro completo e per noi appartiene a questa categoria molto misteriosa degli australopiteci e credo che fosse l'antenato diretto di tutti gli esseri umani, compresi noi, quindi è un anello molto importante nella nostra comprensione del passato umano. Ecco, professor Johnson, però non c'è stata solo la scoperta di Lucy da parte sua e lei stesso a ritenersi o a dichiarare di essere fortunato nelle sue scoperte. C'è stata anche più recentemente in Etiopia, sempre in Etiopia, la scoperta da parte del suo team di quella che è stata chiamata la prima famiglia, cioè 15 individui che morirono, secondo la sua ricostruzione, tutti insieme a causa di un'alluvione. Cosa ha consentito di scoprire questa, cioè di scoprire questa seconda, questo secondo ritrovamento, mi scusi? Questo gruppo di 13 fossili che abbiamo trovato in Etiopia e al quale facciamo riferimento come alla prima famiglia, è la prima prova dei fossili dei nostri antenati in convivenza, in comunità. È stato trovato durante uno sforzo comune, una spedizione comune americana, francese, etiopica, quando abbiamo fatto una indagine generale in una parte molto remota del nord-est dell'Etiopia. È stato impressionante trovare in strati geologici preservati i resti di 13 individui che ci hanno detto molto, moltissimo sulla variazione di dimensioni, di altezza, la forma del cervello, del cranio, eccetera. Questo significa una finestra importante aperta nel nostro passato umano.